Quanto ti arrabbieresti se licenziassi Masters? Molto. A meno che non avessi una causa. Una vera causa. Una causa che un essere umano considererebbe tale. Allora lasciamo perdere. Ha dei principi. Sembra la figlia dell'amore tra Einstein e Mary Poppins. Però senza prendere i capelli di Einstein. Vale la pena di avere qualcuno nel team che non vede il mondo solamente in toni di grigio. Ma è grigio. Lo dici tu. Lei ha un punto di vista più fresco. O ti senti minacciato? Non è... Non sono sulla difensiva. Non la terrò per orgoglio. Non costa niente sperare. House, guarda che ci ho riflettuto tanto. Lei merita un'occasione. Una vera occasione. House vuole licenziarmi. No, non è vero. Perché lei gli ha detto di non farlo? Sbattere la testa contro House fa parte del gioco. House ha delle convinzioni forti e stima le persone con convinzioni forti. Sì, ma non sono le mie convinzioni il problema. È la mia personalità. Non sono brava a lavorare con altre persone. Non puoi dirlo dopo neanche un giorno. Non stavo cercando un incoraggiamento, è un dato di fatto. Fin da piccola, anzi per tutta la vita, ho passato un sacco di tempo per conto mio. Nessuno al liceo vuole stare con una ragazzina che ha 3 anni di meno e studia il difeomorfismo di Anosov, stabilisce se un paesaggio senza attribuzione è un Blake Locke o un Ryder o... Non ne può più neanche lei, vede? Eppure hai scelto medicina, che è un'attività di squadra. Piuttosto coraggioso spostarsi tanto dalla propria zona comoda. Io non voglio dimostrare niente. Volevo solo fare il medico. Sono stata stupida. Nessuno può fare tutto. È stata vanità pensare di poter essere un'eccezione. Ad House non importa se hai spirito di gruppo, o sapere qual è la tua etica, o quanto è alto il tuo QI. Per lui sono importanti i casi. Aiutalo a decifrare questo e andrete d'accordo tranquillamente.